Salone Nautico di Genova, l'edizione 2019, Raymarin leader nel settore della tecnologia applicata alla nautica. Ospite d'eccezione il Sail Racing Ambassador Andrea Mura, che ha raccontato le sue imprese veliche a 360 gradi, la sua passione e il rispetto per il mare. Da molti anni utilizza la tecnologia Raymarin per una navigazione in sicurezza in ogni condizione di mare, che gli permette di ottimizzare le sue performance di grande campione velista riconosciute a livello mondiale. Carlo, abbiamo parlato anche già con te qualche mese fa della realtà aumentata che oltretutto ha fatto anche un percorso in avanti per presentarlo qui a Genova. La realtà aumentata è una delle funzioni più innovative che sono state introdotte nell'anno nautico. Il sistema va a sovrapporre ad un'immagine ripresa da una telecamera, delle etichette che indicano dei bersagli, che possono essere bersagli AIS. L'AIS è un segnale trasmesso da tutte le imbarcazioni commerciali e ormai anche da molte imbarcazioni a diporto. I punti che io posso aggiungere, i classici waypoint che aggiungo sulla cartografia. Se io voglio andare su quel waypoint, è sufficiente puntare la prua dell'imbarcazione su quel waypoint, è immediato capire che ci arrivo sopra. Pure dei punti che sono già presenti sulla cartografia, per esempio i fari d'ingresso ai porti, le boe di segnalazione, eccetera. Per cui aggiungere i dettagli e mi consente di leggere un qualcosa senza dover interpretare. Essenzialmente è esattamente quello che ho davanti agli occhi, solamente che mi mettono delle informazioni in più. Quello che vogliamo farvi vedere oggi è l'ulteriore sviluppo della realtà aumentata applicata anche alla termocamera. Siamo in simulazione, ovviamente siamo in fiera, però vediamo che questa immagine che vediamo riprodotta su questo display sarebbe esattamente identica sia in pieno giorno, come siamo adesso, che in piena notte. Quello che succede con la realtà aumentata è che adesso io posso andare a mettere le stesse etichette che vedevo prima, ma le vedo su un'immagine termica. Quindi immaginatevi di avere davanti agli occhi il buio pesto, siamo in piena notte, quindi non vedo nulla. La termocamera mi consente di vedere degli oggetti e la realtà aumentata mi consente di identificare quegli oggetti. E l'altra cosa molto interessante è che mentre la realtà aumentata sulla telecamera visibile è fissa, quindi la telecamera visibile non si può muovere, qui posso muovere la telecamera scorrendo il dito e come vedete il cono segue il movimento della telecamera. Per cui posso anche per esempio impostare una funzione di sorveglianza, la telecamera ruota a 360 gradi su se stessa e mi fa un controllo di quello che ho intorno all'imbarcazione. Carlo, anche nel caso degli Element c'è stata un'evoluzione, diciamo, dal progetto iniziale che avete presentato qualche mese fa? Sì, abbiamo presentato un'ultima versione dell'Element che si chiama Element S, che rispetto alla prima Element HV, che era quella dedicata principalmente alla pesca, l'Element S è dedicato anche alla crociera più semplice, quindi alle piccole imbarcazioni quali i gommoni o le barche a vela addirittura. In sostanza, rispetto all'Element HV, ha delle funzioni in meno per quello che riguarda il coscandaglio, però abbiamo introdotto la possibilità di avere degli interfacciamenti aggiuntivi, per cui l'Element adesso è compatibile anche con piloti automatici, con i radar, posso collegarci un radar Wi-Fi, con i dati motore, oppure la pagina per esempio legata ai serbatoi, perché se ho dei serbatoi con un sensore elettronico a bordo posso visualizzarli. L'Element è disponibile in tre versioni e ha dei prezzi decisamente interessanti, perché partiamo da una cifra di sotto i 500 euro per il 7 pollici fino a circa 1900 euro per quel che riguarda il 12.